Ciao ragazzi, bentrovati in questo canale e giochiamo contro Ebete. No, scherzavo. Ed Beats James, inglese, che ci gioca. Niente, ci gioca normale. D4-C4. Allora, avevo fatto una bellissima partita qualche giorno fa. Partita. Fantastica, incredibile, con cavallo C6, che è il tango dei due cavalli, si chiama proprio così. Partita eliminata perché alla fine mi sono reso conto di che non stavo registrando lo schermo e faccio soltanto immaginare la quantità di bestemmie. Vabbè, comunque, questa, appunto, questa apertura è estremamente rara, è molto 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 rara, eppure è buona, cioè non c'è un motivo, non c'è che c'è una variante per il bianco che dà largo vantaggio, ed è una variante che spesso rientra in una sorta di ninzo indiana, cose particolari, non c'è tanta teoria. Però mi ricordo che ormai una decina d'anni fa erano usciti dei libri di un grande maestro, Avruk, che consigliava, insomma, un repertorio completo contro con D4, col bianco. E mi ricordo che questa era una delle uniche varianti in cui... Una delle uniche, adesso, vabbè. L'unica variante sulla quale non era riuscito a trovare qualcosa di che garantiva un grande vantaggio al bianco. Quindi faceva abbastanza ridere questa cosa. Vabbè. Comunque, alfiere H4. Passiamo a una posizione che onestamente ricorda molto quella di una ninzo indiana. E lui mi sta dicendo che sul G5 è pronto a darmi l'alfiere. Col cavallo. Ma che lo facesse. Perché la mia idea è che su G5, se torna indietro in G3, io gioco G4, lui deve spostare il cavallo e perde un pedone centrale, importantissimo. Quindi su G5 mi viene in mente che lui voglia sacrificare in questo modo, ma sono in tempo per rientrare con questo alfiere e difendermi abbastanza efficacemente. Sono un po' spaventato, ma sono anche annoiato da questa posizione, quindi giochiamo G5, è buona. Per G3 velocemente, e però G4 io mi rendo ben conto che non sono al sicuro in questa posizione, però è anche vero che mangiare D4 è veramente un successo notevole per la mia posizione, quindi mi sto assumendo dei rischi, diciamo, calcolati. Cavallo per D4. E ora difendiamoci come dei maledetti. Non penso di star peggio qua, no? Mi piace la posizione del nero. Un pilino insicura, ma... Cavallo F5, portiamo qualche pezzo in difesa. E posso vantare il mio pedone di vantaggio, proprio bello. Vediamo. E4 qua. Cavallo dove lo porto? Lo potrei portare in E7 e dopo D6, dopo aver cacciato lui, portarlo in G6. E magari avere anche ambizioni future. Insisto. Se il bianco non ha niente di diretto, di velocissimo, secondo me il nero è una posizione buona. E se non gioca E4 qua? Ok, Madonna C2 è una mossa lentissima che non può essere buona. L'unica cosa che mi viene in mente che fa Donna C2 è creare questa casa di ritirata per il cavallo, ma il bianco dovrebbe pensare ad altro invece che ritirare il cavallo. Comunque, giocherò D5, mi prendo il centro. Idealmente avrei voluto
Avrei voluto fare cosa? Ho già dimenticato. Giocare D6 per rimuovere questo cavallo. Però secondo me, visto che donna C2, secondo me l'idea è giocare cavallo D3, se no non la capisco perché che fretta c'è. Che fretta c'è. Quindi arrocco lungo. Questa è buona. Questa mi piace perché rinnova la minaccia di giocare E4. Non che sia tragica. E poi si toglie dalla minaccia D4. Quindi se gioco C6 mi aspetto E4 qua. Però E4 rischia anche, perché posso mangiare qui. Se mangio di donna mangio qui. Quindi C6 E4. Mangio qua, lui mangia qua. E dice che bene o male. Mangiare qua è rarissimo che sia la scelta giusta. Dopo H per piglio matto, ma proprio sicuro. Quindi non so se mangiare qua prima, ma... Non è che mi piaccia troppo, non è che mi piaccia poi così tanto sta cosa. E se gioco D4 qua comunque? Soltanto che, cioè, su E4 semplicemente torno indietro, la posizione è più chiusa, poi mi metto con C5 e ci bunkerizziamo, cerchiamo di tenere tutto il più chiuso possibile. Anche questa potrebbe essere un'idea non troppo stupida. Dai, proviamo a giocare D4 qua. D4, ok, l'idea chiaramente non è mangiare qui perché appunto potrò mangiare lì... Minaccerò di mangiare il cavallo tra parecchie mosse. Quindi vediamo tipo E4, cavallo E7, mossa X da parte sua e C5. Ok, immaginiamoci una roba del genere. E4, cavallo E7, alfiere E2. Ah, E3. E3 ha fatto. Va bene. E3 ci sta, è logica. Giocherò C5 comunque. Preparo a uscire con la donna in A5. Da dove mi schiodo, soprattutto. Questo accoppiamento non mi piace troppo. E inizio a minacciare A2, minacciare cosette sul suo re. Quindi... cerchiamo di sfruttare al meglio questo pedone centrale in più. Alfiere E2, minaccia G4. Ok, finalmente è arrivato a creare delle minacce sul mio lato di re devastato. Però si sta assumendo comunque i suoi rischi anche lui adesso, perché... dopo donna A5, il cavallo in presa, A2 sotto, H5 non so se valga la pena farla, forse vale la pena farla. Prima giochiamo donna A5, poi ci pensiamo. Donna A5, cavallo E4. Sembra la casa più attiva in cui mettere il cavallo. Dopodiché non posso mangiare subito in A2 perché questo cavallo è purtroppo sospeso. Quindi mangerò qua, donna per... E che dire di sta posizione? Mangerò A2. E se lui mangerà G4, giocherò cavallo G7. E vediamo... oppure re H8. Sembra che stia sfuggendo qualcosa. Mi stia sfuggendo di male di mano la posizione. Anche perché una volta che mangio a due non è che qua abbia matto, cioè non c'è niente, non ho abbastanza pezzi. Questo alfiere è come non averlo. Ah, ecco perché non gioco per il materiale di solito, per evitare di essere in queste situazioni
kafkiani. Ok, proviamo a giocare così. Beh, io qua semplicemente mi tengo la mia mina. Ah, ma lui minaccia a 3 anche. Allora non so se posso fare tanto. Altrimenti. Che lui minaccia a 3 di... mi ha intrappolato l'alfiere. Ok, posso mangiare o 3 pedoni in cambio del pezzo, ma... No. Cioè, tendenzialmente va evitata sta cosa. Quindi mangiamo. E prendiamo il toro per le corna. E ci difenderemo in maniera clamorosa più avanti. Donna per G4. Sembra un po' per aria qua, effettivamente. Ah, cavallo per G4. Cavallo per G4 abbastanza saggia, perché minaccia gli ingressi qua, la donna rimane in difesa. E gli vuoi di... Ah, a cavallo per G4. L'unica cosa che si espone un po' a F5, ma... veramente improbabile questa mossa al momento. Potrei anche giocare tipo così, donna A1, re C2, donna A4, re B1, donna C6. E tornare in difesa e cercare di scambiare i pezzi. Non sembra troppo efficace questo modo di giocare in realtà. Sto un po' male, va detto. Forse mi devo rassegnare e provare a cercare un perpetuo qua, tipo con alfiere C3. Potrebbe funzionare, tipo alfiere C3. Dai, lo facciamo per lo show. Alfiere C3. Qualcosa mi dice... Non ho calcolato bene tutto, ma... sono abbastanza convinto che in caso di B per C3... Minimo uno scacco perpetuo ce l'ho. Con donna A3 scacco. Su re B1, donna B3, continuo a inseguirlo. Avanti e indietro. In B1 A1 e B3 A3 la mia donna. Se fa re C2... Posso sempre mangiare in C3, ricacciandolo in B1. E se va in D2 si prende matto con donna per C3. Quindi ok, il perpetuo c'è se mangia. Non penso ci sia nulla di più in realtà. E minaccio donna per B2 matto. Qualcuno potrebbe dire, ma se ti pare al matto normalmente, lì è un problema. Cavallo F6. Cavallo F6. Dove vado? Forse in H8. Sono un filo più coperto. Se resisto qua è un miracolo, eh. Forse lui... Cioè... Donna C2 sembra abbastanza comunque. Per parare, esatto. Però donna A1. Donna B1. Alfiere B2 scacco. Re C2. Ah, 50 secondi. 50 secondi. 50 secondi. 45, Ale. Porco can. Però scusami, sarà buona sta posizione. Cacco, cambio le donne. Non ci ho perso pezzi nel frattempo, no? Non ho sacrificato niente. Cambio le donne. E giochiamo sta posizione qua. Come faccio a stare peggio qui? No, avevo di 3 scacco. Mi sono perso di 3 scacco. Era bellissima. Era bellissima. Guardate, vabbè, dopo ve la faccio vedere. Ma di 3 scacco, dopo cambiavo le donne e mi mangiavo il cavallo in F6. Persa completamente. Madonna, che babbo. Ok, bisogna correre qua. 29 secondi senza incremento. Ok, giochiamo i 5. Minaccio re G7. Minaccio un po' di roba. Ah, ma questa era impresa. Ah, fatica. Fatica. Non era impresa banalmente, ma sono solo un idiota. Vabbè,
Mi sa che questa è andata. A posizione inguardabile. Ho lasciato pedone grande come una casa impresa. E rimango in una posizione senza speranza. Eh già, vediamo se possiamo salvarci in qualche modo, ma la vedo molto dura, tipo... L'unica è che si incasini in qualche modo, ma mi sembra che sia abbastanza attento. E credo. Vabbè, mamma mia. Gol fatto, gol subito, veramente. Veramente. Torre di 8. Vediamo se c'è. Se succedono miracoli. Ma. No, vabbè, dai. Abbandoniamo. Abbandoniamo con dignità. No, la combinazione che mi sono perso. Che avrei dovuto vedere qua era G3. Qua. Lui ha sbagliato perché ha fatto... Ok, donna C2 è sbagliata, che era una mossa di cui... che mi preoccupavo, ma... che mi faceva preoccupare un po'. Ma dopo donna A1 scacco, donna B1, alfiere per B2, qua il re non può mangiare, la donna non può mangiare. La donna non può mangiare perché è inchiodata, il re non può mangiare perché c'è la regina. Re C2 e qua c'era D3 scacco, questa scoperta nascostissima di cui mi sono accorto... qualche nanosecondo dopo aver scambiato le donne, purtroppo. Diciamo D3, facciamo tipo alfiere per D3, donna per B1, torre per B1, alfiere per F6. Il nero rimane con un pezzo in più. È una posizione banalmente vinta, anche con 40 secondi si vince abbastanza facilmente. Invece il mio genio ha pensato bene di cambiare le donne, non vedeva l'ora. E qua addirittura, vabbè, 5 è proprio lo svarione dell'anno. Però, diciamo che dopo cavallo per G3, H per G3, re G7, la posizione è pari, più o meno. Computer dà anche questo simpaticissimo scacco perpetuo. Torre per H6, re per H6, torre H1, re G7, cavallo H5. Ah, curbissimo, cavallo F6 e avanti e indietro con sto cavallo. Con patta immediata. Va bene, è andata male oggi. E andiamo a piangere in bagno. Va bene. Vi salutiamo per oggi, mettete like se vi è piaciuto il video, commentate, non insultatemi perché gioco senza incremento. Mi piace giocare 10 minuti. Credo che sia il tempo giusto, che rende le cose un po' più divertenti. Non me ne frega assolutamente niente di vincere queste partite, quindi... sì, non andrò veramente in bagno a piangere. Ciao ragazzi!